Inaugura la decima edizione il Master in Economia e Gestione della Comunicazione, attivato dalla Facoltà di Economia di Tor Vergata. 10 anni di vita in cui la comunicazione si è evoluta incessantemente, trasformandosi da strumento di marketing in vera e propria strategia. 10 anni sono un lungo periodo per qualunque attività economica e sociale che si svolga, ma per la comunicazione particolarmente lunghi. Devo dire che si è trasformata sotto due dimensioni fondamentali, una più di tipo strategico, nel senso che all'inizio di questo decennio la comunicazione era vista ancora molto sul piano operativo, quindi si pensava dall'ufficio stampa alla pubblicità, quindi a modalità classiche. Oggi, dopo 10 anni, effettivamente la comunicazione sta entrando sempre più in una dimensione di vera strategia dell'azienda e quindi è una funzione al pari di quelle più classiche che può andare dalla finanza al marketing alla produzione a pieno titolo. E questo, devo dire, si accompagna anche alla modifica degli strumenti, quindi da strumenti classici che citavo prima a quelli innovativi sviluppati dalle nuove tecnologie fino ad arrivare ai famosi e recenti social media. Il master riporta dentro, con la professionalità di tutti i manager che noi ospitiamo nella nostra aula, i grandi cambiamenti per preparare i professionisti che siano sempre al passo con i tempi. L'avvento del Web 2.0 ha rivoluzionato le strategie comunicative delle aziende. Non basta più comunicare per comunicare, ma serve un vero e proprio progetto di qualità, in grado di intercettare le richieste della clientela e comprenderne le tendenze future. Una sfida non facile da vincere, sulla quale si sono confrontati esperti del settore in una tavola rotonda dove l'esperienza ha fatto lezione, peculiarità dell'intero corso di studi, basato su un approccio interdisciplinare che va dall'economia al diritto alla comunicazione. Penso che l'elemento veramente fondamentale sia la cooperazione. La parola chiave è cooperazione. Social media sono sostanzialmente gli strumenti che rispondono alla domanda di cooperazione e di aggregazione tra persone. Fra l'altro, in un momento di crisi socio-economica come quella che stiamo attraversando, la domanda di azione collettiva è estremamente forte e quindi anche l'azienda, credo che la prima questione che si debba porre è come può comunicare in forma cooperativa, sia a livello creativo che a livello distributivo, lavorando molto sulla disintermediazione fra azienda e pubblici. Per noi è stato un cambiamento fortissimo. Noi dal 2007-2008 abbiamo aperto le porte al cliente anche attraverso una piattaforma che si chiama Vodafone Lab. Oggi questa piattaforma ha una comunità di oltre 345.000 utenti, spesso provano in anteprima dei nostri servizi e prodotti e per noi è come dire, un bacino importantissimo anche per indirizzare alcune strategie o mettere a posto cose che magari non facciamo perfettamente. Com'è cambiata la comunicazione passando al web? La comunicazione è cambiata nella velocità, diciamo, ovvero quello che succede è che mentre prima, nel caso in cui, diciamo, le aziende si trovavano di fronte ad un reclamo, ad esempio, c'era sempre un rapporto diretto e comunque chi non era d'accordo, comunque chi aveva subito una inefficienza da parte di un'azienda poteva, influire lievemente sulla reputazione di un'azienda, in questo momento ovviamente il web non ha fatto altro che far diventare un reclamo, diciamo, virale, cioè c'è la possibilità che comunque chiunque sappia quali sono i problemi che tu hai avuto con quell'azienda. Il nodo sta nel trovare la chiave per utilizzare i nuovi strumenti offerti dal web nel giusto modo, senza farsi dominare, a maggior ragione se si parla di informazione. Per un quotidiano come il Messaggero, com'è il passaggio dal cartaceo al web e quanto conta la comunicazione in rete? La comunicazione in rete è essenziale, è un passaggio al quale non si può rinunciare, non è esattamente un passaggio totalizzante, noi abbiamo successo, la cosa funziona nel momento in cui siamo sinergici. Il Messaggero è una testata storica di Roma, ha compiuto oltre 130 anni di storia, ora si abbina a un sito che è il messaggero.it, che poi anche con quelle che sono le applicazioni sul telefonino, sul tablet riesce ad avere una comunicazione integrata diversa. Lavoriamo insieme, certo, perché questa è la prospettiva del futuro, lo è per l'utente, lo è naturalmente anche per noi che facciamo comunicazione. C'è molto bisogno di informazioni
un'informazione che ricostruisce e anche di un'informazione immediata. Quello che non è né l'uno né l'altro e che è fatto di paroline, frasi fatte, un inizio, quello non funziona più.